Ciao followers, buongiorno a tutti e benvenuti in questa nuova seduta con il vostro YouGufo followers. Buon giovedì a tutti voi, attenzione, si è conclusa la giornata di Champions League. Andiamo a vedere quello che è successo perché la Cartonese effettivamente ha portato a casa 3 punti. Poi followers, attenzione perché dobbiamo parlare del Piagnapoli, perché qui bisogna tirare tutto, ragazzi. Dobbiamo mettere sul piatto, sul tavolo tutto, perché qua bisogna restituire lo scudettino politico, andrebbe restituito perché alla fine è uno scudettino rubato, è uno scudettino che non è onesto e lo andremo a vedere perché Follows lo ha detto proprio lui, Aurelio De Piangelis. Attenzione ragazzi, prima di iniziare con la seduta di quest'oggi, andare a vedere come sono i più antisportivi del mondo, i tifosi del Piagnapoli. Ragazzi, prima di iniziare io vi ricordo il momento tenerezza, voi sapete che è gratis l'iscrizione al canale del Gufo. Per supportare il canale dovete fare l'iscrizione e lasciare un like ad ogni video, perché se non lo fate Peppino Chinè, detto Ossobuco, vi verrà comunque a trovare a casa vostra. E voi sapete che comunque lui alla fine sta così, a braccia conserte, perché tutto bene. Nel mondo del calcio italiano non c'è alcuna indagine, non ci sono squadre da punire o da deferire o da andare comunque a controllare dei fascicoli. No, non c'è niente da fare, lui è libero. In questo momento non ha niente da fare. Poi adesso parliamo un attimo di cose importanti. Ha parlato il nostro calciatore Nico Gonzalez. Attenzione perché lui comunque è ancora in dubbio per la sfida Juventus-Torino, il derby, che io spero che vinca la Juventus, ma non per il fatto del tifo. Io voglio veramente che Mazzarri sia il nuovo allenatore del Torino, perché ragazzi, Mazzarri è uno bravo, cioè in Serie A serve uno esperto come lui, uno bravo come lui. Quindi io veramente spero che noi vinciamo il derby. Così Vanoli sarebbe a rischio, magari salta Vanoli, io voglio vedere sulla panchina del Toro, voglio vedere Walter Mazzarri, il professorone, come dicevano i giornalisti quelli bravi. Però followers, a parte questo, la buona notizia di Nico Gonzalez non è il fatto che lui sarà comunque in dubbio verso il Torino, con il Torino, ma che non sia andato a giocare con la nazionale, perché lui era ancora in dubbio. Lui ha detto: no, vabbè, io mi hanno convocato, non ci vado, io rimango a Torino per recuperare. E questa comunque è una cosa positiva. Poi il fatto che non sia stato il calciatore direttamente a prendere questa decisione è un altro paio di maniche, però la cosa importante è che lui si possa recuperare. Vediamo un po', ragazzi, perché spesso, come avete visto nella partita proprio di martedì, abbiamo bisogno di fare dei cambi lì davanti quando i nostri esterni sono esausti e Nico Gonzalez ci serve come il pane. Speriamo bene, ragazzi. Attenzione, parliamo di una cosa importante. Voi sapete comunque, quelli della Cartonese ieri hanno giocato, hanno vinto la partita 1-0 contro l'Arsenal e alla fine ci sono state delle lamentele. Ragazzi, voi avete visto che comunque nella partita contro l'Udinese loro ci hanno detto: male, eh. È male perché comunque Di Gregorio fa quest'uscita dove tocca il calciatore dell'Udinese, gli cade comunque addosso perché lui era in volo e alla fine no, ma lì è rigore per l'Udinese, però la Juve ruba e non si fa perché la Juve ha vinto, sì, ma ruba perché quello di Gregorio comunque era fallo da rigore, bisognava segnare il rigore all'Udinese e espellere Di Gregorio. E magari squalificarlo per 6, 7, magari 8 mesi. Perché è brutto, è un intervento brutto, proprio quello lo fa apposta, si tuffa tipo l'uomo tigre, si tuffa addosso. No, non si fa. È un fallo brutto. Però poi durante la settimana le regole cambiano. Avete visto voi che ieri sera praticamente tu, se un calciatore della squadra avversaria tira in porta, da quel momento in poi tu sei libero di fare un colpo di karate, di prendere delle armi contundenti o delle armi comunque pericolose, armi da fuoco anche, o un bastone, o semplicemente usare il cudurso, come si chiama in dialetto, magari il gomito, no? E puoi dare anche una botta di gomito. Cudurso è una parola che mi diceva sempre mio padre quando mi minacciava. Attenzione perché si può, si può, attenzione, basta che comunque già ha tirato, già aveva tirato e quindi tu gli puoi fare l'uscita praticamente e prenderlo a pugni sulla testa perché follow la regola è cambiata, tutto a posto. Su Di Gregorio era rigore, perché lui la sfiora la palla, non è che la tocca, la sfiora, quindi. Eh no, la Juve ruba, però poi cambia la regola durante la settimana, tutto a posto, perché lui ha già tirato in porta, quindi cambia la regola, tutto a posto, questo non è mai rigore. Poi allora, se la cosa triste è che noi
Devo dare un abbraccio virtuale all'allenatore comunque dell'Arsenal, ad Arteta, perché lui dice: no, non meritavamo di perdere, gara decisa dall'arbitro. Dice: purtroppo non ho capito né il rigore assegnato alla SF Inter di Milano, né comunque perché a noi non hanno dato rigore. Questo è Arteta, ragazzi. Io do un abbraccio virtuale proprio grande, grande, grande a questo partito. Però, la verità è che comunque il portiere della Cartonese, quando dà il pugno in testa, è parte lesa. Cioè, basta dire così, siamo parte lesa. Alla fine, quello non va in galera, quello che comunque si è scoperto che faceva questi finanziamenti illeciti, poi metteva i soldi in un conto così, il fratello del PM antimafia, no? Parte lesa, tutto a posto, e quindi già uscito dal carcere, no? Perché comunque tu dici sono parte lesa e alla fine ti togli dai mezzi i problemi. E questo qua, Sommer, il portiere cartonato, quando gli dà il pugno dietro qua alla nuca, è parte lesa, non succede niente. Però ragazzi, io voglio dare un abbraccio grande a Arteta, no? Cioè, pensare, io gli volevo dire: guarda, ti abbraccio, tu almeno hai giocato una partita all'anno contro questi. Noi ogni domenica ci dobbiamo subire la Marotta League, ti stai lamentando? Pensa a noi del campionato italiano che abbiamo queste porcherie, queste ladronerie. In tutte le giornate ci sono 2/3 favori arbitrali per favorire comunque le squadre che decidono quelli della FIGC del Siervo, perché ogni anno deve vincere una squadra diversa, diversa dalla Juve. Poi, ma parliamo di altre cose importanti. Attenzione perché lo scudettino politico del Piagnapoli andrebbe revocato. Ragazzi, va revocato, è inutile, no, va revocato, ragazzi, va revocato. Io qua vi voglio parlare di come siano beceri i tifosi del Napoli, la tifoseria antisportiva proprio del mondo. Questi sono proprio i più antisportivi, i più piagnoni, i più piagnucolosi del mondo. Effettivamente non si smentiscono mai. Innanzitutto il loro presidentello, che è la napolitanità, la cazzimma, questa cosa che esiste solo a Napoli e non si può tradurre. Abbiamo inventato l'Urlo Champions, sì, ma noi meritiamo lo scudetto perché abbiamo la passione che esiste solo a Napoli. Il sole, questa del sole me la devo scrivere perché mi piace. Devo trovare una penna, ma me la devo scrivere. Il mare, la bella città. E adesso si inventano tutte le cose per voler vincere sempre lo scudetto, quello dell'onestà, quello del sole, quello del mare, quello perché c'è la passione. La lui questa volta no, lui dei piangenti, no, diceva queste cose, no? Con me Napoli sopra la Juve senza imbrogliare. Quindi lui si vantava che comunque lui vince, ma senza imbrogliare, perché è bravo, no? Ma non è l'unica cosa, ragazzi. In passato, no? Lui diceva: De Piangentis, Napoli sempre molto competitivo, è il più onesto. Ah, perché lui è onesto, no? Io non ne ho scheletri nell'armadio, la napoletanità. Ma quale napoletanità che non è nemmeno di Napoli, questa è di Roma. Però vabbè, lui è cittadino piagnapoletano, lui a Napoli, 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 sempre Napoli in bocca, quando alla fine lui non è napoletano. Però diceva queste cose, ovviamente osannato pure dalla Gazzetta, no? De Piangentis è lo scudetto dell'onestà e senza le irregolarità ne avremmo vinti altri. Quindi, con le irregolarità, prendi e restituisci gli scudetti. Quindi, siccome tu ne hai vinto solo uno e irregolarità ne hai fatte assai, secondo me andrebbero restituiti anche quelli vecchi, tipo quello con la monetina in testa da Lema. Ho visto che lì anche ci fu uno scudettino politico con un furto, visto che a Lema non si era fatto niente, si fece tutta questa finzione di prendere a Lema. Stai giù, stai giù, stai per terra, perché alla fine se no lo scudetto non lo vincevano. Dobbiamo anche revocare quello con il drogatone in campo, perché se tu sei dopato, lo scudetto te lo devono annullare. Però poi lo inserite che lui dice: io ho scheletri nell'armadio, il modello da seguire. E poi lo è qui. Adesso le indagini sono concluse. A quanto pare lui ha rubato comprando Manolas, falso in bilancio, e lui chiarirà tutto, eh. Chiarirà tutto nel 2034, lui chiarirà tutto quando comunque c'è la prescrizione ed è tutto
dimenticato da tutti quanti, magari non ci arriva neanche nel 2034, non ci arriviamo neanche noi perché qua l'età avanza, però alla fine questo qua, no, tutto a posto, noi siamo onesti, niente scheletri negli armadi, così quella che poi lui è sempre stato uno che fa delle dichiarazioni così inventate dal nulla, no? Vi devo far vedere una cosa che disse Aurelio De Piangenti, se no io lo voglio far vedere, perché lui aveva fatto dei calcoli, no? Lui disse, no, guardate che il Napoli ha 160 milioni di tifosi. Ah, 160 milioni. Ma, sorry, c'è lui. E infatti in questo articolino lui si inventa questa regola, no? Io ve lo voglio far leggere, lui dice, guardate che la matematica non è un'opinione. Il Napoli ha 40 milioni di persone, 40 milioni di tifosi. Però poi ci sono altri che come seconda squadra tifano Napoli e quindi ne abbiamo 120 milioni. Quindi più 120 milioni, più 40 che sono quelli che secondo lui sono tifosi del Napoli, un numero un tantino esagerato, però vabbè. E diciamo così che quindi il Napoli, il Pian Napoli, ha 160 milioni del Napoli. E purtroppo ragazzi, la Juventus ne ha 160 milioni e un tifoso, quindi c'è Criolone nel deretano, vinciamo noi. Eh sì, perché noi abbiamo contato anche quelli che quando si scelgono la PlayStation e il joystick non funziona e non riescono a scegliere un'altra squadra, sono costretti a scegliere la Juventus e noi abbiamo contato pure quelli che non sono della Juve, però quando giocano a FIFA o a Pro Evolution si scelgono la Juventus e si inventa questo numero. Vabbè, ma a parte il fatto, no? A parte il fatto. Mettiamo che questa chiacchiera è vera, perché lui dice queste bargigiate, ammettiamo pure che sia vero, che loro abbiano 40 milioni di persone, no? Di tifosi del Napoli, 40 milioni. Abitanti di Napoli, appena arriva 1 milione, proprio esagerando, arrotondando per eccesso, 1 milione. Quindi mi state dicendo a me adesso che se voi avete 40 milioni di tifosi e avete una popolazione a Napoli che è 1 milione, ammesso che donne, bambini, carrozzine, frigoriferi, macchine del caffè e il parcheggiatore abusivo siano tutti tifosi del Napoli, ci sono 39 milioni di tifosi del Napoli che rubano, che sono abusivi. Dice Albino. Lo dice Aurelio De Piangentis che lo ha messo in bocca ad Albino e Auriemme, loro ripetono, il tifoso Apolide non si può tifare il Napoli, se tu sei di Napoli devi tifare Napoli, se tu non sei di Napoli perché se tu non sei non puoi tifare la Juve. Tutte queste cose poi però così loro dal nulla si mettono a tifare Argentina perché così no? Uno che è del sud non può tifare Juventus. Sì, tifoso Apolide, poi loro hanno 39 milioni di tifosi abusivi che non dovrebbero tifare il Piagnapoli, però quelli va bene. Poi ripeto, si mettono a tifare Argentina quando non c'entra una mazza solo perché uno dei loro migliori calciatori alla fine ha vinto due scudettini politici con il Napoli, ha fatto una mezza carriera da calciatore importante. Più bravo di Messi, il migliore nel mondo. Vabbè, questo è un altro discorso, no? Però vedete che loro la devono avere vinta sempre loro. Io ricordo, io ve lo ricordo, siccome siete voi che dite se uno è della Puglia deve tifare le squadre della Puglia, chi è della Calabria deve tifare le squadre della Calabria. Allora, come mai questi qua adesso, questi qui del Napoli che sono appena 1 milione e sono 40 i milioni dei tifosi? Sicuramente gli altri 39 milioni sono da cancellare perché sono abusivi, non si può fare. Ad ogni modo, followers, io so che comunque Aurelio De Piangentis ha trovato già il sistema. Tutto a posto, no? Lui lo disse tempo fa, disse, guardate che Giuntoli vuole andare alla Juve, andasse alla Juve. A noi non ci serve, ma Giuntoli non è bravo. Tutti i calciatori bravi li abbiamo scelti noi, io e mio figlio Edu. Edu è stato quello bravo, che ha scoperto Kvaratskhelia, aveva scoperto Higuain, aveva scoperto Amsic, aveva scoperto Zielinski, tutti quanti il figlio, no? E questo qua praticamente Giuntoli faceva le fotocopie. Lì a Napoli le fotocopie faceva, non sapeva fare niente. Certe volte firmava con la X, ma così, no? Ah no, però Osimhen è stato lui, Osimhen è stato lui che l'ha comprato. E adesso che ci pensa pure Manolas, solo questi due, quindi se c'è dopo noi chiariremo tutto, chiariremo tutto.
Tutti i calciatori che sono legali li abbiamo presi noi. Se c'è qualcosa di illegale è stato aggiunto. E quindi, ragazzi, che cosa succede con Aurelio De Piangentis? Verrà punito aggiunto. Problema risolto, ragazzi. È così. E quindi mettetevi l'anima in pace, a lui non faranno nulla, ma verrà punito aggiunto. Ad ogni modo, gli scudetti, i tre scudetti che sono quello che avete vinto l'anno scorso, lo scudettino politico rubato va restituito, e siccome voi avete rubato tantissimo con Manzi, Palmieri, Liguori, che è un illecito più grande, è una plusvalenza più grande, dovete restituire anche gli scudetti vinti col drogato, ragazzi. Sono le regole, sono le regole. Ad ogni modo, followers, la seduta con il vostro Yugufo termina qui. Io vi ricordo il momento tenerezza, fate l'iscrizione al canale, noi ci vediamo nella nostra prossima seduta. Chi non si iscrive al canale deve restituire gli scudetti perché è un ladro. Yeah.